Cara donna Lucrezia, sono una tua affezionata lettrice siciliana e spero che tu vuoi ascoltare anche a me. Mi chiamo Maria, di anni 25. Sono molto povera e anche molto, molto triste. Il mio paese è tutto sporco, con le case tutte rovinate che tu non te lo puoi nemmeno immaginare, e senza gabinetti. Le uniche mie ore di felicità sono quando vengo al cimitero, perché almeno qui è tutto ordinato e pulito e ci sono pure i fiori sulle tombe. Ah, e gli uccellini in cielo che cantano. Questa è l'unica mia distrazione, insieme alla televisione che noi non ci abbiamo, ma io la vedo dal balcone della finestra del prete che abita di fronte a noi. Ma la ragione per cui ti scrivo, cara donna Lucrezia, è un'altra. Io odio gli uomini, i maschi, perché a me mi sembra che alle donne di questo paese i maschi ci fanno solo delle cattiverie. A casa mia ci sono mio padre, mia madre, due fratelli sani, uno scimonito, e sempre tutti mi pigliano a bastonate, sempre, sempre a bastonate. Mi hanno pure trovato un fidanzato, che io però non mi voglio sposare. Si chiama Francesco e ha un desiderio di cotca sulla guancia destra. Tu dici che bisogna aspettare il mio lui, il principe azzurro. Ma Francesco non è un bravo lui, è tanto cattivo con me. Lui mi porta tutti i giorni a passeggiare, sì, però tutti i giorni la passeggiata finisce male. Perché lui solo una cosa vuole, mi vuole sempre portare via l'amore. Stai ferma, ferma! Però io mi difendo, e anche ieri mi difendi e lo cacciai via. Ferma! Cosa? Lui allora si arrabbiò moltissimo, non è che mi mise le mani addosso. Ma però mi fece tanto male lo stesso. E io decisi di non sposarlo più. Ma mio padre e i miei fratelli mi hanno minacciata. E se non mi marito a Francesco, mi chiudono nel convento di clausura, con le sepolte vive. Mio padre e i miei fratelli lavorano proprio in quel convento. Ci fanno i muratori. E mio padre, quando dice una cosa, la mantiene. Sono disperata, donna Lucrezia, voglio morire. Aiutami tu, che devo fare? Tua meridionale bastonata. Un fiore ci voglio mandare. Queste sono da plastica. Aiutami, donna Lucrezia, aiutami. Che roba. Piccola meridionale bastonata. Cara piccola meridionale bastonata. Scusa se ti rispondo in ritardo. Ma la tua lettera mi ha trafitto il cuore. Come una pugnalata dolorosa. Possibile che nell'era di Gagarin e di Valentina, del progresso, esiste ancora un babbo così all'antica? Ma è vero quello che dici? O non sono forse fantasie della tua testolina balzana? Unne, Maria, che non viene a mangiare. Sta al balcone a vedere la televisione del prete. Non vede la televisione, legge. È tutto il giorno che legge. Che cosa legge? Se invece la realtà è proprio quella che tu mi descrivi, piccola Maria, ecco, potrei anche suggerirti un modo di evadere che non farebbe male a nessuno. Evadi con la fantasia, piccola meridionale bastonata. Sogna, Maria,
Immagina che i tuoi cari sono proprio come tu li desideri. Buoni, gentili, servizievoli e forse li amerai di più. Sforzati di immaginare un luogo fatato dove tu, Maria, sia regina e loro si inchinino ai tuoi piedi col rispetto che meriti. E forse vedrai che un giorno, anzi ne sono certa, un giorno anche per te, Maria, verrà il principe azzurro. Verrà anche per te, Maria. Non disperare. Ora glielo faccio vedere io a quella disgraziata. Maria! Brillantina Linetti Spray. Perché non viene a mangiare? Morbidi, brillanti. Cosa hai nascosto? La brillantina Linetti Spray, super leggera. Fammi vedere. È stata studiata anche per le acconciature femminili. Brillantina Linetti. Aia, Buddy! Che ne dite di un buon vermouth? Un cinzano bianco? Ah, perfetto. Perfetto. Per i vostri ospiti, cinzano bianco. Sono Lucrezia, non posso, Buddy! Tieni, mangia. Sorbiscilo, mia cara. È leggerissimo. È delizioso. L'ho fatto con un dado di estratto Franklin. Che piace tanto al tuo babbino. Oh, mia cara, tu mi stai viziando un po' troppo. Lo sai che sono un ghiottone. Tutte le sere mi prepari un brodo Franklin. Oh, mia cara, me ne farò una scorpacciata. Dolce tepore nel disco familiare col brodo Franklin. Prendine anche tu, Maria. Piccola cara, venea bizzeffe, serviti in abbondanza, è leggerissimo. Cretina disgraziata! Ma non vede che mi sta rovinando tutta la camicia? Scusami tanto. Pazza, nisciu, pazza, nisciu, pazza, 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 nisciu. Scusa, sono una stupida. Ma non fa nulla. Non fa nulla, mia cara. Questa è tessuta in tricofel. Non assorbe l'unto. Io l'ho indossata per cenare con te laggiù nel separé. Ed io per te uso Gardenolina, la profumata brillantina che piace alle donne di classe. Prosit, Maria, con prosecco spumante che crea un'atmosfera eccitante. Prosit, prosit, prosecco. 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 Ma la chiave? Prosecco. E prosit, e prosit, prosecco. Prosit, prosit, prosecco. Prosit, e prosit, prosecco. Prosit, e prosit, prosecco. E prosit, prosit, prosecco. E prosit. Ah, aia, Buddy! Pazza! È uscita, pazza, è uscita! E ci sfotte pure, ci sfotte. Se non vuoi mangiare, vai a lavare i piatti. E fa presto, che arriva il tuo fidanzato. E tu, vai a mugire la vacca. E questa disgraziata ha lasciato i mini pieni di latte. Voi altri venite con me a giocare a scomore. Via. E forse vedrai che un giorno, anche per te,
azzurro. No. Verrà, no. Verrà, no. Verrà, fidati. La Gaia mia signora e si appropinqua all'uscio di dolce sua dimora. Vieni mia diletta. Dove mi porti mio bel prete? Nel mio castello. Oh. E i suoi baci svegliano nel mondo del mio cuore un bel sogno. La prova del nostro amore, mia regina. No, io non sono degna, non sono degna di tanto onore. Tu sei la più degna fra tutte le dame. Amore. Di sorpresa quando sarebbe. Va bene, Maria! Ecco. Te lo chiedo per l'ultima volta. Vuoi sposare Francesco? No! Allora, Maria, domattina parlerò con la madre Vanessa. Sai tu che l'hai voluto, eh? Vedrai quanto è bella la vita delle sepolte vive.
chiuse dal mondo, in prigione, pregare e faticare fino alla morte, senza marito, senza bambini, senza nessuno. Te lo dice tuo padre, che deve tutti i giorni a quelle disgraziate. Buonanotte, Maria, e dorme bene. Donna Lucrezia, perché mi hai abbandonata? Dopo tante speranze, sepolta, sepolta, viva! Magi, 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 la notte mi portò consiglio, Magi, Magi, dov'è un Magi, dove sono i fratelli? La notte consiglio mi portò, Magi, 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 un papà, un papà, dov'è un papà, un papà, dov'è, dov'è? Al convento, a lavorare con i tuoi fratelli. Al convento? E se parla con la Maggio Batista? No, no, non voglio essere sepolta viva, no. Lo sposo, Maggio, lo sposo a Francesco, anche domani, anche oggi. Mi sa che adesso, e se già ci parlò con la badessa? Senti, fai una cosa, figlia mia. Portici tu una colazione a mezzogiorno al convento, così gli parli subito. Ci dai la bella notizia, vedrai come sarà contento. Va, va, figliuzza mia. Facetemi parlare con Maggio Batista. Ma non ti posso fare parlare. Ma ti pare che è una cosa facile parlare? Aspetta, no, che aspetta che ora ci vado. Prima che ci parla me faccio. Chi è? È la figlia di Mastrantonio, reverenda madre. Gesù Cristo sia lodato, reverenda madre. E sempre sia lodato. Ah, tu saresti la figlia di Mastrantonio? Sì, sì. Tuo padre mi ha parlato di te. Ah, e che ti disse? Che sei una brava ragazza. Mastrantonio! Comandate, reverenda madre. Mastrantonio, venite giù, che ci sta vostra figlia che vi deve parlare. Va bene. E portate giù anche i vostri figli. Così fate quella separazione nella cella di Suor Maria delle Sette Spade. Sì, sì, veniamo subito. Amonelle, picciotto. E tu vieni con me. Me padre non aveva parlato di me stamattina. No, perché? Ah, non lo so, scusate. Ti piace qui? Sì, è bello. E poi ci sono gli uccelli, come al cimitero. Punta Catinella, chi sto è? Che bella funzione che fu. C'era pure il pezzo. Certo che c'era. 10 chili di pane, 5 chili di piselli. Ma io credo che quello ci soffla. Ammazzarono. Che buon odore, reverenda madre. Oggi è giovedì e facciamo i mandorlati. Dopo te ne regalo un po'. Le vuoi? Sì, sì, grazie. Ah, e che è sta canzone? Questa è Suor Crocefissa che insegna la pastorale alle converse. Vieni che te la faccio vedere. Sì. Avvenuto quanticamente. Era la mezzanotte del 14 gennaio del 1633. Una notte senza luna. All'improvviso il demonio entrò nel convento. Ma le sorelle gli dettero tante mazzate che ci riuscirono a farlo scappare. Oh, madre mia. Vieni. Vieni. Esce la messa. No, questo è tuo padre con i tuoi fratelli. Ancora.
Eccoli. Saprete qua, devono passare questi uomini. Non ti impressionare. Questa è la regola del convento. Quando ci sono degli uomini in clausura, devono sempre farsi sentire. Così le magi non hanno la brutta sorpresa di trovarsele davanti da un momento all'altro. Ancora a caso, Kirsten. Questa regola fu fatta nel 600, in seguito appunto a quell'inconveniente del demonio che entrò di nascosto. Vieni. Sempre sia lodato. Sia lodato, Gesù. Sia lodato. Sempre sia lodato. Sia lodato, Gesù Cristo. Masciantonio, qui c'è vostra figlia che vi deve fare un'ambasciata. Sì, figliuzza cara, sì, parra, parra. Parra, sora cara, parra. Sei stata buona a venirci a trovare. Un luogo fatato dove tua Maria sia regina e loro si inchinino ai tuoi piedi. Maria! Scema diventaste? Hai detto che ci avevo un'importante ambasciata da fare a tuo padre. Avanti, parla. Padre, padre, io volevo dirvi, Che cosa? Dire... Cosa? Padre, io... Padre, ho da dirvi che obbedisco alla vostra volontà. Io... Maria. Sì. Vieni ora. Sì.
Canelli, che se non la finisce faccio uno scandalo. Canelli! Canelli! Canelli, guardi che urlo! Canelli, guardi che urlo! Canelli, ha voluto lei! E ti sporto anche nella Cina. Umberto! Dimmi, cara. Andiamo a casa! Sono scherzi da fare. Andiamo a casa. Ma dico, sono scherzi da fare. Ti ho detto andiamo a casa. Scusatemi, io deve essere diventata matta. Scusatemi. Che caffonna, come si vede che non nasce. Carla, ma vieni qui, ma torna indietro. Ma dove vai? Ma sei matta? Non mi vai toccare, ti ho detto. Salutare. Ma vieni qui, dove vai? Ma non fare la matta, dai, pianta con queste cose. Insomma, Carla, vieni qua. Vacca di una vacca, a me mi vengono i brividi soltanto a ripensarci. Che vergogna, abbiamo fatto una figura, siamo stati proprio ridicoli, siamo stati. Ti avevo avvertito! Io non so proprio che cosa dovrei fare. Starti a spiare sempre, quando balli col Canali, con la lupara puntata. No, ma neanche fregarsene in questo modo schifoso, facendo capire a cani e porci che di me non te ne frega niente. Io vorrei che tu mi spiegassi bene una cosa. Esistono un marito e una moglie che si vogliono bene, che sono felici l'uno dell'altra. Tra loro c'è un rapporto moderno, ideale, basato sulla fiducia reciproca. Allora io dico... Ah, le conosco a memoria le tue teorie! Allora io dico, se io accetto questo rapporto basato sulla fiducia... Come posso essere nello stesso tempo geloso? Cado in contraddizione. Se non te ne frega niente di me, trova almeno un modo meno ridicolo per dirmelo. Che poi, oltretutto, ci faresti miglior figura. Ho capito, cara, parliamo due lingue diverse, meglio che smettiamo. Io poi devo dormire che domattino l'aereo alle 6. Braccobaldo però me lo porto a Zurigo. Levati quel kimono, che cos'è, carnevale? Questo kimono me l'hai portato tu d'Amburgo, dicendomi che era una sorpresina. Mi sono sbagliato. E chissà addosso quali baldracche l'hai visto! Spegni quella luce, che lavoro io! Pensa se invece del Canali fosse stato un cristone di 20 anni, spalle larghe, fustone. Me la saluti la teoria dell'Uberto sulla lealtà reciproca. Sarebbe diventato anche lui geloso da matti. Ma dai, non ricominciare! Vuoi che non conosca mio marito? Nessuna cosa al mondo lo smuoverebbe mai. Ma dai, mi sposti sul modello e poi non ci capisco più niente. Senti, non hai mica detto che sei in crisi domestica. Ti trovi un bel camerierone del tipo pappone, te lo piazzi in casa così ce la sottocchi tutto il giorno. Sì, tu te lo vedi, l'Uberto, geloso del buzzurro. Snob come... Tra l'altro dice che i domestici non hanno sesso. Mi è venuta un'idea, Carla. Te la ricordi la nipote della Tosca? Lo sai dove lavora adesso? No. Al comitato profughi del Vietnam del Nord. Per carità, è che mi metto un profugo in casa adesso. Ma non capisci? C'è un sacco di gente bene tra loro. Mandarini, bonzi, una specie dei granduchi russi della rivoluzione. Lo sai, Pontremoli, che hanno preso come giardiniere? Un bastardo della regina madre. Un bastardo della regina madre? Uberto! Ciao, amore! Ben arrivato! Ciao! Hai fatto un buon viaggio? Sì, sì, grazie. Ti ho portato una sorpresina da Zurigo. Lascia stare le valigie, ci pensa Sueli. Chi? Sueli. Good evening, ciao. Thank you. Carla? Thank you. Carla? Ciao, cara. Uberto! Ma chi è quello lì? Il bastardo della regina madre del Vietnam del Nord. Ma cos'è che fa? Il cameriere. Lo fa per vivere, non ti credere, sai. Al suo paese era un gran signore. È scappato senza una lira per via dei comunisti. Ma quando è venuto? Questa mattina. Ma hai già imparato molte cose, sai. È pieno di buona volontà.
Solamente che... Solamente che cosa? È un po' appiccicoso, mi opprime con le sue attenzioni, sai? Il classico orientale. Comunque meglio lui che niente di sti tempi. Ah, bring this one in wardrobe. I will show you. Come on. Carla, sei in guardaroba? Come closer. Put your ear on my shoulder. Sei in guardaroba? Rispondi! Put your ear on my shoulder, I said, it's Italian costume. So. She does like. Il signore è contentissimo. Smacchia ora. Mi pesa la testa al bastardo. Non so come farglielo capire. È la terza volta che lo fa oggi. Figurati che mi ha detto che è un gesto di venerazione che si fa verso la donna amata al suo paese. Se vuoi, glielo posso dire io in inglese? No, no, no. Potrebbe offendersi. A tutta l'ora. Porca miseria. Ma cosa fai, cretino? Me hit. No. Yes. No. È un'altra abitudine italiana. No. Is Italian no. costume. Yes. No. Yes. No. Tesoro? E vuoi venire a vedere quali vestiti ti devo tirare giù per la mezza stagione? Vuoi dare un'occhiata agli spolverini di cashmere che sono mescolati a quelli d'inverno? Ma sì, certo. Vuoi vedere prima le grisaglie? Ma con piacere. Let's go. Sapessi che relax meraviglioso, tesoro. Questi orientali hanno veramente capito tutto da secoli. Start, boy. Perché non provi? Perché tu... Hai... Credo proprio che si sia innamorato di me, sai? Davvero? Senti, cara, perché non ne approfitti anche per levare le ragnatele dagli angoli del soffitto, eh? Beh, guarda, io vado a dormire. Pregalo di svegliarmi alle 8, per favore. Sempre che tra le usanze del Vietnam ci sia quella di svegliare la gente. Hasta la vista! Ciao! Te lo faccio vedere io se nel Vietnam c'è l'usanza di svegliare la gente. Ti scrivo le abitudini italiane per la sveglia. Dietro front, bada ad impararle bene. Yes, milady. Il vietnamita del nord si può dire che viva in un perenne stato di sollecitazione afrodisiaca, che si trasforma in un vero e proprio raptus erotico paragonabile a una forza della natura durante le cosiddette feste d'amore di Kubalai, che cadono in un'epoca corrispondente alla terza decade di settembre del nostro calendario. No, mi pare che ti stai sbagliando di grosso, hai capito? Mi stiamo esagerando con questo sweat. Finché si tratta di pulire e smacchiare, va bene, sono cose tue, non mi misto. Ma se non fai il massaggio così bene, sono cose che interessano anche a me, hai capito? You, not lady, stop with lady. You go, massage, with me, for me. Stop, massage, madam, stop, stop. Tu, massaggiare me, for me, go.
È bravo, vero? Ah, è formidabile. Scusami se insisto, ma secondo me sei te che ti metti in condizione di farti prendere in giro da Luberto. Ho solo seguito i tuoi consigli. Dai, che ti ho consigliato di farti portare spasso in braccio, di fare la sveglia con la canzone, del massaggio, di fargli mettere il kimono. Cosa vorresti ottenere con queste ridicolate? Farebbero ridere perfino compare Turiddu. Ho una pennellata d'un nervoso oggi, ma di un nervoso che guarda... E poi, dico io, tutto così sotto il naso, ma fai qualcosa di nascosto, insospettiscilo veramente. Fatti trovare in situazioni più scabrose. Ah, sì? E magari ha letto con il profugo, eh? E beh, anche. Ma dai, va, va. Se ti tesoro per quel beccheggio lì è una roba, ma fallo andare un pochino più in tempesta, no? Ecco, bravo, così va bene. Niente, niente, è caduta una tazza. Dormi. Sei pronto? Ti aspetto in biblioteca. Non far rumore, mi raccomando. Certo, mi hai spaventata. Ma, cara, cosa significa? Tesoro, non mi hai mai visto dipingere. Ma non in questo stato e con il cameriere nudo. Ma è un nudo artistico. Beh. Ma tu sai fare soltanto barche in tempesta e buche di fiori. E chi lo dice? Senti, Gioia, quella curvetta lì, dovresti spostarmela un pochettino di qua perché così non va mica bene, sai. Carla, non lo toccare! Ferma, non lo toccare! E tu vattene via subito dal mio tavolo, capito? Ci mancherebbe altro con la fatica che ho fatto a comporlo. Allora vieni via a te! Ma Uberto, io proprio non ti capisco. È contraddittorio il tuo comportamento. Se non vieni ti conoscessi, via. Potrei dubitare che sei geloso di un domestico. Vieni via subito! Ma che ti prende? Ti prende che vieni via, hai capito? Perché? Vieni via, 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 via. Domani te ne vai a Santa Margherita da tua madre, rimani lì finché non vengo a riprenderti, hai capito? Ma mi verrà a riprendere subito, vero Uberto? No, verrà quando potrò. Oh, Uberto, 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 amore mio. Ma cosa fai? Sei impazzita? Ma ti sembra questo il momento? Ma dai, ma cosa fai? Ma, però Santa Margherita ci vai, eh? Però ci vai a Santa Margherita, mammina tua, eh? Ci vai a Santa Margherita, eh? Ciao, cara, saluta la mammina, fa buon viaggio. Ciao, ti telefono io stasera, eh. Cosa dici? Non sento niente, non sento, apri il finestrino. Non sento niente. Uberto, mi sono dimenticata di dirti che ho licenziato Sueli, ma è ancora a casa. Gli devi far mettere le marchette sul libretto, sì, perché altrimenti quello lì mi pianta giù una grana. Ciao. Allo? Yes.
Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Su via, figliolo, smettila di piangere. Io avevo fatto tutte queste cose perché Milady aveva sempre detto essere le abitudini italiane. No, non erano abitudini italiane. Ma tu, figliolo, hai esagerato lo stesso. Comunque, lo ammetto, la colpa non è stata solo tua. Allora, forse, sir, mi perdonare? Sì. Grazie, sir. Ora mi posso vestire? No, ti perdonare, yes. Ma tu dovrai restare in castigo su tavolo finché non dirò io. Essere castigo italiano? No, internazionale. Sempre così. Ma allora qui è proprio vero che c'è il fatto personale, la prevenzione folclorica contro romano. Cosa vuoi dire? Ma l'hai capito bene quello che voglio dire. Ma scusa un po', analizziamo le cause del tuo ostinato rifiuto. Ti fa paura la cosa in sé? Beh, questo credo che sia uno spavento che hai già superato, no? E chi te lo dice, brutto imbecille? E non fa la santocchia, tanto l'amici tua mi hanno informato. Ah sì? Ebbene allora, mio caro, tu sai che i tuoi informatori si sono scordati di dirti che alla Camilla bisogna piacere. Che per piacere alla Camilla non è sufficiente l'attributo fisiologico nudo e crudo. Ci vogliono altre cose, bellezza, fascino, cultura, conversazione, tutto un bagaglio di culto difetti. La Camilla non è... Ma come piace quando parli? La Camilla non è la solita tardona straniera di passo pronta a accoppiarsi al primo indigeno che trova purché ci abbia l'unghia sozza, il pelo superfluo, sappia gonfiare il muscolo e sappia dire ammattete. Ah, mo te sei spiegata. Ah, meno male che l'hai capito. Il mio successo con le bimbe germaniche non t'aggrada. I tipi come te hanno successo solamente con le befane ninfomani. Mi sa pure che tu ti faccia pagare. Oh, sento sto tutto, sto con la capoccia. D'altra parte lo trovo perfettamente normale. Ti inquadri benissimo nel safari. Dove inquadro? Nel safari. Nel saghi? Safari, mio caro, nel safari che vengono a fare loro qui. La caccia all'orango latino da portarsi a letto. Ma senti sta burina che parla pure sotto metafora. Ma dico io, il padre eterno a sti milanesi non si poteva stenere da concepirli, no? Oh, ma dov'è? E che mi lasci solo qua? E chi mi riporta a casa, oh? Perché io, insomma, è vero, se non c'è tutto un bagaglio di cultura, è vero, di prestanza, di... Ma senza manco parlare italiano, che sbagli tutti i verbi, sbagli. E capirai, mo, se uno non ha letto Moravia, deve andare in bianco. Io Moravia non ho letto mai, eppure, guarda un po', in bianco non ce vado. Ignorante! Faccio pure pagare. Ah! Oh, oh, via, mamma mia! E che è sto schifo? Non vedi come te l'hanno incatenate? No, Petrotto Erzuzzi. Aspetta un momento. Aspetta un momento. Ma questi sono di sesso diverso. Ecco qua, questa è la femmina. Interessante forma di piede, forse in 40. Coscia lunga. Ammazza che cavalla deve essere. Piatto ricco, mece ficco. Oh. Questo buono, sa, che fai? Per botte. Tutto regolare, reagisce. Ammazza, quando c'è il ginocchio questa? Che altro ci trovo?
Salvare l'albero da cucagna, mi pare. Lasciami, Cope. E chi te la tocca, tu moglie? Lasciami andare. E dai che me ne vado. Ammazza che preso. Vedi che cernia da 200 chili che t'ho stanato. Oh, ma questo è fame. Andiamo. Oh, Amanda, ma che fai? E sta buona con le gambe che grifiamo tutte e due. Oh, cominciamo bene. Io vado a cercare qualcuno che me se porta a me, vado a cercare. La notte è fatta per amare, me lo dicesti proprio tu, ma c'è un silenzio che fa male. Oh, Freda, sta buono. Oh, lei, mettimi giù. Oh, guarda là. Cosa là? E che ha fatto tuo marito? È uscito da fuori? Non sapere, forse è caldo. Oh, se sei d'accordo? Oh no, lui è dormito sempre, sono sicura. Non svegliare mai nella notte. Fosse caldo. Ah, ho capito. Te lo dirò io che è tuo marito durante la notte essere cresciuto. Was? Cresciuto? Sì, essere cresciuto. Essere uscito con gambe perché ha allungato corna sulla capoccia. Non capito, ma forse essere come tu dici. Sì, sì, essere un fenomeno di crescenza. Tuo marito essere in età sviluppo corna. Ah, ya, ya. Ah, io me lo so, sa, diventano tutte matte. Sembra che non hanno mai visto un uomo in vita loro. E fanno quasi senso da quanto sono assatanati. Ma non c'è il marito. La voglia sì ce l'ha. Ma dorme sempre. A quello non lo sveglia nemmeno una bomba al cobar. Ma allora tutti quelli che passano possono fregargli sta moglie buonissima. Tutti quelli che passano non lo so, io gli ho fregati. Ma chi sei, Arsenio Lupin? No, ma sono che va in bianco solo con Moravia. Oh, sai che ti dico? Che a me sta storia mi pare proprio inverosimile. Andiamo a giocare a pallone, va? Perché? Ci credi? Ma va, non è mica la prima volta che ci racconti i barri. Magari sarà una vaccona. Va, vorrei far vedere la vaccona. Va, vorrei far vedere. Magari. Camilla, vieni che andiamo a giocare a pallone. Andate a giocare a pallone, che ve fa bene. Camilla, sbrigati! Eccomi! Prendo una doccetta e sono lì! Pista! Ma che vi siete messi in testa? La faccio vedere, sì, la faccio vedere. Pure a te la faccio vedere. Questa puzza sotto al naso che... Quando vai? Quando corri? Meglio di te. Camilla, muoviti! Lì mortacci, che fluido. E chi so, Mandraghi? Dimmi un po', ma sta renna potevate comprarvela un pochino più lunga, eh? Troppi soldi, costare. Puzza pure. Sai, ma senti, ma se quello torna da un momento all'altro, ma che ci fa? Ci ammazza? Vas? E tuo marito? A me mi sembra che tu t'avvi un po' troppo alla leggera, sa? Quello venire qua e fare banghe banghe a te e pamme pamme a me, eh? Oh no, no. Lui quando fare bagno non pensare a niente altro. Guardala. Lui quando venire in mare italiano dire che sentissi leggero, 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 come le volche. Capisci le volche? Le volche. Sì. È come un due alberi. Vas? Due alberi? Sì, due alberi. È come una nave che ha due alberi e che fa... Due alberi, aiaia, due alberi, sì, sì. Capito? Aiaia, due alberi. Oh, molto romantico. Oh, sta arrivando due alberi. Mamma, che fai?
Das ist Herr Luigi Rossi. Er hat uns heute Abend eingeladen zum Tanzen. Ein sehr schönes Lokal. Danke. Danke vielmals für Ihre nette Einladung. Ma che sta? Lui ha detto che ti ringraziare per l'invito stasera a danzare. Guarda, ci siamo capiti. Io ho invitato solamente a te, a lui no. Er hat dich nicht eingeladen. Wieso? Du hättest ihm sagen müssen, dass ich leidenschaftlich gerne tanze. Che ha detto? Lui vuole anche venire perché piace molto a danzare. Ma se noi dopo volete fare bagno nudi al chiaro di luna, come avere detto, lui che fa? Non avere importanza. Lui non essere problema. Ma lui fare anche abbastanza schifo. Ma come potete portare lui in locale elegante, vestito da tirolese, con la barba lunga? È mescolifico. Come? Come? Necessario tagliare barba, mettere lungo, lungo pantalone. Oh, ma lui è vero, lui è vero. Hol doch mal deine Hose raus. Ja. Schön die Hose, gut. Nicht? No, schön. Ma questi schön, essere no? Di tuo nonno. Ti prestare i miei, ti prestare sto beccaccione. Was heißt beccaccione? No? Das Land, wo die Zitronen blühen. Das ist das Land des Tanzes. Questo è il bel paese del limone e della danza. Oh, del limone. Però bisogna dare atto che il beccaccione vestito a momento non fa tanto schifo. Was? Oh, ragazzi, guardate un po'. Guarda Luigi con la teutonica. Ma che vuoi? Ma allora era vero. Luigi, vieni qua. Guarda chi c'è. Aspetta qua. Was ist beccaccione? Ich weiß es wirklich nicht. Sei stato un uomo di parola, andate, guarda, ammazza che roba. Avevo detto che la facevo vedere, no? E questo è niente, se state buoni più tardi vi faccio esaminare pure è meglio. Perché credo, ma ci aspetto. Adesso lo sale, manda un momento, eh. Vai, ciao. Vai. Come on, baby. Anche mi permetti che ti presenti sta vecchiarella germanica che mi si è attaccata alle calcagna. E qui per un safari, la signora Trudemuller e la signorina Camilla. Il signor Muller, il marito. Professor Müller aus Frankfurt. Pure, l'ambedi, come eri tu? Guarda, se mi vorresti far credere che questa se la farebbe con te, è meglio che cambi disco. Cara, non credi che sia giunta l'ora di andarci a fare il bagno nudi? Oh, ya, yeah, ya! Yeah. No, dico nudi, vero? Ti regalo il professore Muller. Professor Müller, aus Frankfurt. È un intellettuale laureato con tutto il bagaglio. Forse ha letto pure Moravia. Aspetta, mi fa. Ya, yeah, ya. Yeah. State sentisce, venite fra un quarto d'ora allo stabilimento Copacabana senza facca ciara. No. Ve la faccio vedere in edizione integrale. Sì. Afferrato? Afferrato. Guarda che lui sono le poveri, questo ce la fa vedere mica. Andiamo. Se ferma è perduto. Come on, voi. Ciao, Slandra. Ciao. Sprechen Sie Deutsch? Nein. Do you speak English? Yes. May I dance with you? Yes. Bitte. What bacciogliere means. Bacciogliere? I think it's a title of a graduate. No, no, bacciogliere. It's beccaccione. Oh, it's a very vulgar Roman word, which means cuckold. Cuckold? Yes. Cuckold. Già abbastanza traviata. Ah, mamma mia, Fredo. Luigi, perché non viene? Mo vengo, aspetta che me levo le scarpe. Fate piano, becca morti, se si ne accorge sono fregato. Ah, mamma mia, Fredo. Mia voletta. Luigi, non mi ruberanno i gioielli? No, 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 ma chi fai che te li freghi? Sta buono, fatemi un po' di posto. Perché portare il gipetto? E che ne so, vi è meglio lo strip. Attenti che sgancia.
Attenti che ha sganciato. Fuori uno. Fuori due. Ma non si gira. Abbi fede. E che? Uno, due. Beh, che ne dite? Non dà fastidio. Ma che vuol dire non dà fastidio? Secondo me c'è attaccatura del braccio e fa difetto. È un po' cicciotta. Ma che stai a vedere l'attaccatura? Attenti, che cala! Io una volta mi feci una negra che c'era due polsi deliziosi. Valevano tutto il resto. Ma che cavolo ti metti a parlare dei polsi della negra quando io te sto a far vedere una germanica completa? Guardalo, è un sole! Un sole! È un sole di mezzanotte. Che vuoi dire? Mi sa che lavoro in ufficio. Perché? Perché ha la classica chiappa schiacciata della sedentaria. Insomma, farebbe schifo. Ecco, ecco chi mi ricorda tanto in questo momento. L'amante di Hitler, quella vestita da tirolese. E c'hai ragione. Eva Braun. Spiccicata. Ma è possibile che sia caduto così in basso? A lui? Oh, ma che ci ha voluto fare uno scherzo? Luigi, cosa fai? Io mi sono stufato a aspettare. Aspetta un momento. Allora vi saluto. Perché tu non vieni? No. Come faccio? A Pegoroni. Guarda che te squalifichi. E te credo, se squalificano a queste mezze garzetti. Se fosse solo per lui. Poi squalifica pure a noi. Ma sicuro, sputana tutto il gruppo? Era bravo. La chiappa schiacciata. La sedentaria. Also ich kann dich wirklich nicht verstehen, dass du mich so lange warten lässt. Sag mal, was fällt dir überhaupt ein? Das ist mir in meinem ganzen Leben... Oh, e te calmerai! Perché non ti sei ancora spogliato? Che sei, una salariata? Baciami! Ma che stai seduta? Baciami! No! Come no? Lasciami perdere, baby. Guarda che stasera non mi dice proprio. Un momento! Che fai? Luigi! Dove vai? A casa mia! Come a casa tua? Noi avere detto fare libe in mare come Daytona e Sirena! Sì, te saluto, io non te libe più e trovate un altro tritone! Tu credi di poter fare a me questo scherzo, mascalzone! Aio! Tu credi di poter dire a me una cosa, poi fare un'altra, con inganno e tradimento? Tu bugiardo e senza parole come tutti gli italiani, ma io non ti permetterei questo, noi fare libe in mezzo mare! Ma che tu fai? Oh, lasciami perdere! Va bene l'uomo italiano, ma rispettatelo anche un po', l'uomo italiano! Oh! Hai mica visto Camilla? Sei un pezzo che è andata via. Ma cosa ti è successo? Ho deposto le ova sul fondo marino. Vuoi vedere che ci rimetto pure i garzoni? Fossi scemo. Non se dovesse mica credere che gli ho fatto omaggio, perché il beccaccia me li ridà subito. Guarda, guarda, è tornata pure la sirena. Ma non vedi che rispetto per la roba dell'altri? Ci si è messo pure a dormire. E mo come glieli torco? Beh, un bocco dentro e glieli sfilo. Vite, a ridammeli i garzoni! No! 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 Ma che crolla tutto! Crolla tutto! È la fine del mondo! Col tedesco invasore! Ma sì, ma sei matto a metterti a urlare così? Che ti prende? Tutto me potevi fa! Me potevi di tutto! Capone! Analfabeta! Pappone! Ma fatte trovare che fai l'amore con un tedesco! Un beccaccione di tedesco! No! No! Why doesn't this bum stop bugging us while he was with my wife for 2 days? Vuoi sapere con quale diritto tu vieni a disturbarci dal momento che lui per ben 2 giorni non ti ha dato nessun fastidio mentre tu facevi l'amore con sua moglie? E grazie che non mi ha dato nessun fastidio! Lo facevo becco sotto al naso e manco se ne accorgeva! What does he say? He made a cuckold of you and you were not aware of it. Oh. Tell him my attitude with my wife. Lui e la moglie si comportano alla stessa maniera in queste circostanze. Esiste una specie di reciproco accordo. Ognuno ha la sua vita privata e quando uno è di troppo, l'altro si allontana con discrezione, hai capito? Abbi la compiacenza di guardare a destra. La gentile signora Trude si è allontanata per lasciarci in pace. Chiaro? Ma qui siamo proprio sul piano della follia. Così non t'avrei manco fatto becco a te io. Oh, ma che te sei messo in testa? Ne frega gli italiani, ne frega. Guarda che Latin lover siamo noi, mica voi. If you don't stop, I'm gonna unpack and hit you. Ma che stai? Dice che se non te ne vai, prima ti scarta e poi ti rompe.
Ma te lo rompo io a te, brutta svergognata! Fammi vedere il petto! Sta buono te! Hai diritto io! Ce stavo prima io! Fammi vedere quel petto! E sta buono le mani te! Fammi vedere quel petto! E sta fermo! Lasciami vedere! Aiuto! Lasciami! Camilla! Richiama lo straniero! Corri, sa! Scappa, scappa, fregnone! Ridi, ridi! Datte pure da facco quella nana! Tanto rimani sempre un gran cornuto! Che bella famiglia! Stanno d'accordo, capito? Senza il minimo scrupolo e te piano pure in giro! Luterani corrotti che non rispettano niente! Manca il matrimonio! E quella gli sta pure d'accordo! Innegata vigliacca collaborazionista, ma tanto si capisce, sono tutti una razza, oh. Tedeschi, vichinghi, milanesi, tutti del ceppo barbarico, so. Non rispettano niente, manco la famiglia. Mi ha fregato pure i cazzoni. Ma ci no? Ma la cinta no! E non te ce provà! Perché io te brutto, brutto pescatore di un Globetrotter! Io te flagello! No! Te crivello le corpi! No! No! Carisse di spaccata due denti dal baule! No! 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 Armoniosa famiglia aziendale, stretti intorno al capo in gioiosa festa. Festa, dicevo, è festa doppia, perché oltre alla nascita del nostro milionesimo primo Frigidaire, festeggiamo oggi il ritorno tra noi del nostro presidente. Ti senti bene? Sì, mi sento bene. Sono queste cerimonie lunghe che mi danno fastidio. Senso di rimorso. Noi infatti ci siamo sentiti un po' responsabili del male che ha colpito. Chi è questo? È il nuovo direttore commerciale assunto durante la sua assenza, con quel melone. Sì, ma è bravo. Che è stato causato dal lavoro intenso. Sarà bravo, ma con quel melone, quel testone, non ti pare? Quel melone, quel testone. È una alopecia. La che? Una alopecia. Che schifo. Sarà l'alopecia, ma a me mi è antipatica assai. Abbiamo seguito in questi lunghi mesi con ansia ed affetto le vicende della sua arteriosclerosi precoce. Siamo quindi grati alla sorte per la sua guarigione definitiva e grati anche alla signora Smeralda. Punta loro ormai che il nostro pilota riprende il timone di questa nave e dia il gioioso segnale con cui si annuncia il varo del nostro milionesimo primo Frigidaire. Quest'oggi abbiamo il bar del nostro Frigidaire. Giunge il milionesimo, e senza spasimo, il valido ingegner si accinge con l'amor al nobile battesimo. Via! Ha parlato il direttore commerciale. Ho colpito il melone! Ho colpito il melone! Un azzardo farlo riandare in fabbrica così presto. Poteva succedere anche di peggio. Se lei non facesse sempre di testa sua, signora, e qualche volta mi stesse a sentire. Ma ormai sembrava tornato normale. Non era tornato normale, e lei lo sapeva. Bastava aspettare ancora un po'. Capisce che così ha mandato all'aria mesi di cure? Mi scusi, le sapie, prego. Va bene, prego. È da molto che è in questo stato di torpore. Saranno 3 ore da quando siamo tornati dalla cerimonia. È l'effetto del talofen. Del talofen? E chi gliel'ha prescritto? Signora, quando la smetterà di prendere delle iniziative? Questi stati di torpore non possono che peggiorare le sue condizioni. Al contrario, bisogna distrarlo, fargli fare del moto.
Lei piuttosto, signora, dovrebbe riposarsi. Pensare un po' più a se stessa e meno agli altri. Capisce ciò che intendo? Di qua, professore. Non capisce. Sveglia! Cambiamento di programma, devi fare moto. Ehi, che ore sono? Le 4 del pomeriggio. Le 4 del pomeriggio? Ma come, c'è il varo del primo milionesimo Frigider e tu non mi hai svegliato? Devo correre subito in fabbrica. Dove vai? Dove vai? Fermati, sai, fermati. Quante volte devo dirti che il malato deve aggrapparsi con le braccia, con le braccia. Lasciarsi sollevare di peso, spingendo il capino in avanti col capino, e bilanciandosi col davanti, colpo del sederino indietro. Andiamo. Ma io devo andare in fabbrica, c'è il varo. Il varo doveva esserci stamattina, ma è stato rimandato. Adesso facciamo moto. Ma che vai sulla mia bicicletta a fare una bella gita. Su, sali su, avanti. Ma avanti, sono solo sti capricci. Ma che ci siamo impazziti, vado sulla bicicletta? Ma cosa sono queste buffonate? Ma dico, scherziamo, facciamo sul serio. Mi dà la io sono una persona seria. Se mi vedessero il mio operaio, basterebbero a ridere. E che modi sono questi? Lo vedi? Lo vedi, te l'ho detto! Io non ci volevo salire! Aiuto! Un camion! Vada via, Lessa! Vada via! Il lanzone! Vada via! Il lanzone! Vada via! Non c'è più! È uscita, c'è la strada sgombra! 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 Vedi? Vado senza mano! Vado bene, eh? Sì, vado bene, benissimo! Ma vai ancora così, eh? Vado io così. Vengo subito, sì! Certo. Sì! Ma salita! Sei tu, Osvaldo! Amore, non è possibile. No, Filiberto ha avuto una ricaduta. Adesso è di là, sta andando in bicicletta. Ho messo sotto una gallina! Bene, stasera la diamo alla cuoca e la mangiamo arrosto. Amore, come non ti amo, ma ti adoro, ti adoro, ti adoro. Sei tutto per me. Amore, ma non posso, non è possibile. Te l'ho detto della ricaduta. Davvero? Beh, allora affido Filiberto a qualcuno e vengo subito. Aspettami. È dura, la salita è dura. Oi. Oi, la discesa! La discesa! No, mi era falso. Era! Te! Scalzone! Chi ha dato la patente per le biciclette non lo so. Il burrone! Il burrone! Ah! Avanti! Non lo voglio vedere! La signora ha chiamato. Sì, vuole pensare lei all'ingegnere. Io devo andare in farmacia. Ma che fa quell'imbecille? Ehi! Imbecille! Cosa fa? Frena! Frena! Ma non vedi che io ho la precedenza, disgraziato! Cosa fai? Ah! Prendere una paura per telefono. Cosa è successo? È torbida. È un'altra volta torbida. È torbida? L'hai conservata, sì? Sì, è là sull'etagere. Oh. Ma non è mica più torbida del solito, tesoro. È filamentosa. Eh? Sì, è filamentosa. Hai telefonato al professore della porta? No. Ma mi aiutate proprio tutti nella discesa.
Dovrebbe già essere rientrato. Ah, sono la signora Comanducci. No, non si tratta di Filiberto. Sono qui dal Marchese. L'ultima è torbida e filamentosa. Come dice? Ora le richiedo. Le segnate? Sono là. Meno male che qualcosa hai fatto. 39 pipite stamattina. 40, professore. Oddio, è una media alta. Venga subito allora. Aspetta, professore. Professore, venga subito. Aspetta, piano, non ti forzare. Mi raccomando, subito. Piano, piano, tesoro, piano. L'ammalato deve... Va bene, sì, io colpo morto. Lasciarti sollevare. Ma c'è, ma un pusce, se vai, la robe de chambre, se no prendi freddo. E dominati, no, dominati. Un po' di forza, di volontà. Su. Una carriera distrutta. Su, infilo il braccino. Chissà se potrò mai più correre. Ma che furia, dico io, che modi! Fa male qui. Oppure qui? No, no, no. Mi sbaglio, mi ha detto che i suoi genitori erano cugini, vero? Eh sì. Oui, naturalement. Naturalement. Diciamo che va bene. Senta, potrei lavarmi le mani, per favore? Ah, sì. Aspettami, amore. Di qua. Bastardo. Non c'è speranza che migliori? Signora, lei sa meglio di me cos'è un'uretrite spastica, neurovegetativa, probabilmente ereditaria, e forse addirittura di derivazione luetica. Ci sono possibilità che si rimetta bene un'altra volta, ma è molto agitato il marchese. Dovrebbe stare tranquillo il più possibile. Le bagnature frequenti sono soprattutto di origine emotiva. No, no, sul destro, sul sinistro c'è l'ingegnere. Ah, già, che sbadata. Oh, infatti, mi scusi che la ricevo sempre così, in desabilità. Lei non deve scusarsi. Prego. Quando finirà questo calvario? Mai finirà, perché è lei che vuole questo calvario. Professore, non ricominciamo, eh? Non le permetto. Ma come non mi permette? Io sono anni che assisto a questo scempio. Una donna giovane come lei, che passa la sua vita per curare questi due impiastri. Non le permetto! Smeralda, mi ascolti e si calmi. Lei sa quanto io la ami. Lei sa che potrei renderla felice per tutta la vita. Più di quanto non riescano a fare questi due impiastri messi insieme. E poi visto! Cosa crede di ottenere? Lei offende le persone che io amo. No, lei non li ama. Lei è solo schiava del suo patologico istinto protettivo, al punto che sta distruggendo la sua vita. No, no! Io li amo! E lei non deve tormentarmi più! Vada via! Sono vada! Non ho più bisogno di lei! Li guarirò da sola! Ah, sì? E va bene. Li guarisca! La borsa! Obidorio d'Egitto. Ma chi l'ha chiamato, scusi? Ma abbia pazienza, faccia un piacere. Avevo sbagliato il numero. Ciao, tesoro. Come stai? Bene, benissimo. Che stai facendo? Sto facendo una telefonata importante, ma si vede che sbaglio il numero. Non lo so. Ci sarà un contatto, non lo so. Pronto? Il custode? Quale custode? Io voglio... L'obidorio. No, abbia pazienza. E ci sarà... bicchiere d'acqua due volte al giorno dopo i pasti principali. Amore.
colazione una volta al giorno. Assicurazione. Oh, meno male, ce l'ho fatta. Senta, signorina, io sono l'ingegner Comanducci. No, no, Cavalluccio, Comanducci. Comanducci come Como. Sì, signore. Vorrei denunciare un incidente stradale occorsovi quest'oggi in data odierna. Ha scritto? Dunque, prenda nota. Sono stato investito da un autotreno che proveniva dallo spogliatoio. Io venivo in bicicletta, tenendo la mia mano, si capisce, dal salottino di mia moglie. L'autotreno, nel sorpassare il Como, come Como ancora. Eh? Come? Ma no, signorina, non sto scherzando. Ma ha capito chi sono? Io sono Comanducci, oh! Mi lasci parlare col direttore. Che? Ripeta. Riminchionita sarà lei, è squaltrina, mi sa. Oh, ma guarda un po', e la faccio licenziare, so. Aspettate un momento, torno subito. E state buoni. Buongiorno. Oh, buongiorno, signora. Mattutina oggi, eh? Eh sì, andiamo a fare colazione in campagna e così sono passata a fare un po' di provviste. Dunque, vorrei del Simpatol per Filiberto, della Valeriana per Osvaldo. Ah, ecco, sì, quelle pilloline svizzere sono arrivate. Le abbiamo appena terminate, sa, vanno via come il pane. Uffa, adesso come faccio? Cosa gli do? Ah, ecco, mi dia quegli estrattini cervicali che ho preso l'ultima volta, erano buonissimi. Le ho messo da parte una cosuccia, signora, è una siringa francese per mani tremanti. Ah, è proprio quello che ci vuole per me, come funziona? Ora le do una piccola dimostrazione. Ecco, denudata la parte, si appoggia la staffa biforcuta sul gluteo e... Ah, che meraviglia, me la dia, mi faccia provare. Aspetta, che la carico. Ecco. Così? Sì, così. Bellissima. Costa molto? È un po' cara, signora. Circa 4.000 lire. Oh. Vanno su di prezzo. Beh, quasi quasi me lo faccio il peccatuccio. Vedi, ho degli alti e bassi. In certi momenti mi sento perfettamente sano. In certi altri, invece, non so cosa mi succede. Ma... Ti capisco, perché anch'io ho sempre delle ricadute. E per me il guaio peggiore è che non posso montare. Ho già rinunciato a 3 concorsi ippici. E poi, più che per me, sto male per Esmeralda, perché immagino la poverina in questi momenti come debba sentirsi. Non potrò mai ricompensarla come merita. Mi fa una pena, una pena. Scusi, signora, questa macchina è privata, sa? Signora, l'ho con lei. Questa macchina è privata. Ha sbagliato macchina. Osvaldo, digliela anche alla signora. Lo so che è privata. È mia e tua. Cosa è mia e tua? Questa macchina. Questa macchina? Sì. È mia e tua? Sì. E beh, ecco una novità. Oh. Perbacco, leggero il motor, sono salito di altri 3 punti. Ricordami che stasera devo telefonare a Londra. Senz'altro che... Queste leggi anticongiunturali sono troppo, troppo demagogiche. Come se noi industriali fossimo le ultime ruote del carro. E non vogliono capire che l'industria privata va incoraggiata. Smeralda, ricordami, questa sera devo telefonare a Malagodi. Gliene voglio parlare a lui. Caspita! Qualcosa di più, difficile a dire.
capito? Però quello che c'è tra me e te non ci sarà mai. Tra me e lui quello che c'è tra me. Smeralda! E te. Perché hai cessato il dondolo? Ridondola, su! Tra me e te. Quello che c'è si ammoscia il ritmo tra me e te. Lui è un caro amico, forse per questo io lo so, hai capito, lo dici sempre che non è bene. 37,8 baciami. Ma è 37,8 37,8 per Cirano e debolezza. Chi è Cirano? Ma è il mio cavallo. Oh. Baciami. Shh, no, ti puoi vedere. Di là. Vieni. Tu sei per me. Ma poi che cos'è un fatto? Un giuramento fatto un poco più da presso. Un più preciso fatto. Una parentesi rosea messa tra le parole t'amo. Questa la recito sempre il mio cavallo Cirano prima della corsa. Dopo corre meglio. Vien, mon amour. Vien, mon amour. Le grandi danze da noir. Penalità zero. Ma no, non ora. Ma devi fare il 3000. Al diavolo il 3000. Smeralda! Osvaldo! Smeralda! Dove siete? Mi si risponda! Smeralda! Siete da queste parti? Oh! Dove stanno? Cosa faranno? Che faranno? Che me la facciano? Osvaldo! Smeralda! Oh! Dove siete? Perché non mi risponda qualcuno? Allora non sono da queste parti? Chissà dove saranno. Oh. Meno male, mi sono presa uno spavento. Amore mio. La reazione. No, 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 ora no. Ora, vieni, ora tu no. Osvaldo, no, no. Fruscio. Qui si fruscia. Eh no, si sta frusciando. Ho per bacco. La contessa Lazzarini. Con un uomo che non è il conte. Questa sì che bella. Dai, che fa? Ti fa il solletico? Che te posciati. Mamma, che te poscia. Che era con questa? Che bella sorpresa. E cosa fa anche lei da queste parti? Sono la contessa Lazzarini. Sono quasi passaggio con... Christopher.
Ma lei è Cristoforo? Sono Cristoforo. Che piacere. Cristoforo, bravo, lo sapevo. Senta, a proposito, le devo fare delle domande. Capisci che questo non è il momento adatto. Ma che c'è, il ballo di San Vito? Ha letto che nel General Motor sono saliti gli altri 3 punti alla borsa di Londra? Sì, ingegnere, l'ho letto. Che mi consiglia? Vendo? Io vedo subito, sa. Ho bisogno urgente di saperlo. Anch'io ho un bisogno urgente. Venga qua, ingegnere. Non mi sfugga. Stia fermo. Senta, mi dica, dove va? Cosa fa? Sporcaccione! Si vergogni! Che schifo! Sa com'è, ingegnere, no? Che schifo. Smeralda, ho subito un affronto inqualificabile, inaudito. Ho incontrato un vecchio amico, è un certo Cristoforo Mecken. E mentre gli parlavo, sai cosa mi ha fatto, Osvaldo? Ho subito un affronto terribile, inqualificabile, terribile. Una cosa vergognosa. Ho incontrato un mio vecchio amico. Pardon. E mentre gli parlavo, mi ha portato verso un cespuglio. Si è fermato vicino al albero. E sai quelle che fanno i cani? Che creature deliziose. Adoro. Ti ha bagnato tutti i colori davanti, che sono di rigogna. Ma è giunta, o per meglio dire è rigiunta l'ora ormai, che il nostro pilota, ulteriormente risanato, riprende il timone di questa nave e dia, o per meglio dire ridia, il gioioso segnale con cui si annuncia il varo del nostro 1.000.000 primo frigidaire. Sì. Dove va lei? Ho detto dove va lei! Ecco, con tutto il rispetto, se lei mi permette, signor Presidente, io per così dire... Io lo permetto! Silenzio! Stia al suo posto! Ritenevo che... Prenda il suo posto! Ma io pensavo, signor Presidente, che... Manca dove si trova, ha capito? Non fiati! Forse... Ubbidisca! Veramente? L'ha detto te stesso, che io sono il pilota, quindi... Ubbidisca! Va bene, signor... E non insista! No, signor Presidente. Non insista! Ma... E non fiati! Quello sta fiatando! Ma... Oh... Bravissimo, sei stato meraviglioso. Hai fatto il più bel percorso della tua carriera. Grazie. Bravo, qui bisogna brindare. Smeralda. Ce l'ho con te e rispondi. Cosa ti è successo? Non lo capisco. È da quando ci sei messa a tavola che te lo volevo dire. Niente. Tutta scapigliata, tutta scarmigliata, discinta. Mi sembri una bambina. Mi sembri... Scusa, Osvaldo. Fate qua. Dunque, qui bisogna brindare la tua salute, in tuo onore. Qui ci vuole dello champagne. Adesso vado a prendere una bottiglia della mia riserva. Una cosa, vedrai, meravigliosa. Ma che hai? Niente, perché? Perché non mi dici niente? Possibile che proprio tu non mi dici niente? Basta! Ma che succede? Non lo so. L'hai vista anche tu? È irriconoscibile? Non lo so, non le ho detto proprio nulla. Ma guarda un po'. Si va a ammalare proprio adesso che noi siamo guariti perfettamente. Si ammala così. Mm-hmm. A orecchio. Mm. Cose da pazzi. Da pazzi. Mm. Oddio. Osvaldo. Che c'è? Ho una ricaduta. Ma... Osvaldo, temo di avere una ricaduta. Ma... Come no?
Io vedo le palle di fuoco. Ma cosa stai dicendo? Sarà un difetto di situazione. Io vedo le palle di fuoco. Anch'io quando cielo. Ho avuto una colica epatica vedevo le palle nere di fronte guardi, agli occhi. Guardi. Ma stai calmo, non ti impressionare. Guardi. Stai calmo. Va bene. Così, sì. Ma dove le vedresti? Le vedo ancora, dove? Lì. No, dalla finestra ti assicuro non si vede proprio niente. Guarda, Filiberto, adesso ti vai a fare un bel riposino. Ma... le rivedo. Oh, ma no, ti prego, non insistere. Le palle di fuoco. Le la ricaduta. No, qui non si tratta di una ricaduta. Penso piuttosto che ci troviamo di fronte a qualche misterioso fenomeno naturale. Sì, te l'ho attaccata. Andiamo a vedere. Non essere vigliacco, vidisci. Ricorda che io sono un colonnello. Vai avanti tu. D'accordo. Possiamo beccare una palla di fuoco in faccia. Non spingere. Spingere. Vedi le palle di fuoco? Di là. Sei impazzita. Questa è da fuoco la villa. Credo che la poverina sia malata. Sì. È malatissima. Sarebbe chiamare un medico. Sì. Ne conosco uno molto bravo. Sì. Il professor Della Porta. Della Porta? Ma Della Porta è il nostro medico. Che combinazione? Sì. Facciamolo venire domattina. Sì, andiamo a telefonare. Andiamo a telefonare subito. Da quando beve? Sono abbastanza adulta per bere quando mi pare. Signora, sa benissimo che non sono venuto qui di mia spontanea volontà. Sono stato chiamato. Ma non da me. Da chi non ha importanza. L'unico fatto che mi interessa è che lei è effettivamente sofferente. E io ho l'obbligo professionale di rilevarlo. Io sto benissimo! Lei vuole illudersi di stare bene, ma sa quanto me che questo non è vero. Lei da alcuni giorni, Smeralda, ha cessato di vivere. O per meglio dire, vive soltanto fisiologicamente, come un vegetale. Ma il suo mondo interiore è distrutto. Lei ha subito come un dimagrimento dell'animo, un'eclissi dei sentimenti. Ed è sola e disperata sulla terra. E ha tesori di umanità, di femminilità, che vorrebbe dispensare, ma non può più. È vero, mi aiuti lei. Ma certo, sono qui per questo. Oh, mi aiuti lei, io sento di non amarli più. Oh, Gastone, mi aiuti a ritrovare me stessa. Vieni via con me, Smeralda. La blush da scena. Io ti ho dato una nuova vita, la risurrezione. Oh, oh. No, questo no! Perché no? Sarebbe un errore. Non possiamo farlo, sarebbe un errore. Un errore? Sarebbe una salvezza. Sarebbe una salvezza, credimi. E io posso cacciare i tuoi demoni con l'atto semplice e antico che guarisce ogni maleficio. No, non posso amarti, Gastone, no. Non è vero. Non è vero. Tu mi ami. Confessa. Di che mi ami? Sì, ti amo, ma non posso. Non posso, vai via, non mi tormentare più. Sì, forse è vero. Tu non potrai mai amarmi. E sai perché? Perché io sono sano, io sono forte. Io ho vinto i campionati di corsa campestre. Io non ho l'arteria sclerosi. Io non ho malattie ereditarie, non ho tare. Non ho bisogno di iniezioni, di termometri, di supposte. Io non posso soddisfare la tua sete di camomilla, di valeriana, di tintura di iodio. Vai all'ospedale a cercarti un nuovo amante, vai al diavolo! Io non voglio vederti più, mai più! Gliela faccio vedere io, quella lì. Io non sono un marchese sifilitico, io sono sano. Io non sono un industriale arterio sclerotico. Io sono sano, io sono forte, io sono figlio di contadini. Io ho vinto la corsa campestre. Io non mi piscio sotto 40 volte al giorno! Io sono forte! Io sono sano! Sono forte io! Sono sano! Sono forte! Misericordia! Ha ha ha!
sono forte. Io sono sano. Io sono.